Allí era una vintena de dones, este traguet, tia. E mi ronna per sorneu la fisarmonica, lì a lei sulla volle la schiessone. Qui che era il gambone, i balevo un dea nota come... Però io ero in maniera, io ero in bevi, in quella. Mi sdevo di maniera, di bevi, tutto quanto in quella, io ero lì. E cantare, di scherzi. Ho fatto un finimento, non sdormetto, né di una nota. E io ho fatto questi giri. Dopo tanta quaresima avete fatto un po' di caso. No, ma io non balevo, a me baleva, andava al gambi da balevo. E diciamo che si divertiva a stare sti giovani. E dopo lei ci passa il treno e venisse mi... Ma scusa che passasse da Mosca. Mosca fermate il treno intorno a una stazione secondaria che avevamo la città che era un po' inclinata. Forse capì, insomma, che avevamo in un modo che era un po' inclinata in pendenza, via, non so, la città non l'avremmo messa tutta dentro una stazione perché l'avremmo messa ben poco, via. Bene, lei ha continuato a venire avanti, però si faceva che c'è, via, si faceva un desè, un de no. Ecco, fino a che arrivassi a cosa là in Germania, a Dresden. Dresden. Sì, ieri gli americani lei. Gli americani si arricchivano bene, da bene, ma non avevamo il nostro lascia passare, che usciva la sei rossa e non sfoicavamo. Dopo arrivavamo, ieri inglesi fotocatini. Gli inglesi, loro sfumavano dal bel cigarettone lungo in la faccia, si soffiavano in la faccia, ma la cigaretta in la testa. No. Vabbè. Dopo arrivavamo a quel. A Innsbruck. Innsbruck era il comando francese. Là. Francese, i ciapi, mettevano in un cantone, stetto, quanti che ve la sera. Non là, perché siamo in via fe, perché là in te campi, stavo sempre che ve la sera, come alla berba, tutti qui, tutti i pili, via. E allora ormai che ve la sera non ha più che era, forse te, perché sentiamo in Corazon, sentiamo che arriviamo in Italia, ma che era di nostro cavillin, ma che era un po' i stetti che ve la sera, non una gran questione. Quei che era buono come niente, di fare ci faceva dal pote con i francesi, fu fatto un finito. E lei dopo andasse via, anzi, sbuttato quanti non spani con le macchine da disinfettare che veniva tutto ronzinito, us dispiacetto, perché non andavamo di rimedi da osso, sono pulì allora. Vabbè, l'ha fatto c'è. E poi. Stica viva, eh? Stica viva. Qui. Da sul vento? No, da sul vento, stica viva. Ah, da Rumeni. Sì, come un sud rumeno, con un capo rumeni. E dopo arrivarsi a Brenner, era la nutella, era mezzanotte, non so, tutta scherzosa, c'è la terra, messi di scudo in la sacca, di sesso la sacca. Siamo arrivati in Italia. Ecco, sì. Dopo portando lei, venissimi qui, venissimi a Pescantina, alle Cante Verona, a 12 km da Verona. Per Scantina c'era un campo di smistamento lì dove fermavano tutti i prigionieri, via. I prigionieri della Russia fermavano tutta per Scantina. Allora, si interrogavano, si dava a me, si diceva a testa. Senza scudo, si toglieva la sigaretta, si toglieva ancora le cose. E poi, da lei, a parte, mi veniva a smettere la artiglieria a Bologna. Da Bologna, sono in un treno di dopo arrivata a Cesena la sua volta. Una bella volta arrivata a Cesena. Dai. Che bella. E da Cesena dopo la missione in Tiburese qui a Riarlacuio, no? No, non era niente. Allora arrivare a Cesena era per me, ogni era di che era per venire in Germania, qui era certo, su Vau. A domandarmi i gettonieni sono mezzi di nota. A notte a consigliare a non perché io ero delinquente per la strategia. Mi sento che la mia una fidesa andava via. A stuglarmi alla stazione, era la mia madre. E alla mattina, l'era mercoledì mattina, andata dentro la fontanina, quella andata. Mi l'ha detto un po' le mani, la faccia, mi ha rifrescato un bisogno. E poi mi viaggiò con il bastoncino, perché lo portava il bastone. Quando ho fatto lunghe cose, ho incontrato uno dei miei amici, e a metà tempo, una gran festa, ho detto, guarda qui è tuo fratello, ci vanno piatto. Qui è tuo fratello. E infatti l'ho lasciato, perché era da prima ferie.
e mentre so in piazza sotto l'orologio ho trovato mio fratello. Qualche semisciano. Sì, in Albania, qualche in Grecia. Mario. Mario. Dopo lui lì era un caprema, no? Era un caprema per la morte del fratello. Lei era cacola, mamma. Ma se io se posso capire. Sì, sì. Dopo la Cisiana con il vostro detto, anche che ci non so. Andiamo a un termine con un coro, i caratteri, i Barusera. Sì, Barusera. Un torsione, la piella con le Barusera. E le caratteristiche si vuole e rifatte, e vi lavorate in fondo, o no? Ma mai in fondo allora poi, perché allora non c'erano i propri bonster di tempo. Insomma, non c'era un gran chevi, adesso ma Renzi, ma non c'era un gran chevi. E dopo sostale per due o tre mesi, fino a che in via gli doveva andare via, andare via, e andare a stare Furbiano. A Furbiano aveva subito anche Massanti, voglio dire la verità, Miglio de Coq, i tre quattro, chi si diceva da fare. Avevi in 30 miniere perché si. Bravo, io facevo in 30 miniere, mi ha fatto una gran gioia per me. C'è poi il mio bouquet, anche me. Sono via, era da via. Oh, c'era la non aveva niente su la radio, bordello. Non aveva la mamma, che aveva 71 anni. Non aveva né scherpi che non li avrei portati di più, che scherpi che l'avevamo, né calzone, né niente, perché anche i due strati qui erano, non andava più bene, era come a visti in bambos. Insomma, non aveva più niente, niente di niente. E Tamiera si che faceva? Tamiera mi lavorava un coso, un ventilatore, là in la bosca. In la bosca le ria Camira, che stasera a me. Quindi? Che uri... Sì, sorveglianza che sì, uspireva l'aria era sulla terra. L'aria cattiva, fuori, bravo. Sotto, no? Ah, ma io sono stato un po' più quasi 15 anni e mezzo là. Allà in Tabosca? Quindi dai 46 fino a 46-56, o fino alla chiusura? Sì, fino alla chiusura. E dopo, quando c'è me, ho fatto la mia casina Furbiano. E quando mi ho fatto la chiusura, ieri era chiusa. E ho usato tre bordelli che ora fa Furbiano. Ne va due, era matto. E uno l'ha detto dopo. Vabbè, io comunque usato, c'era in tre bordelli, sì. Hai dato Furbiano. Ma i muratori non tureva, tra le mie condizioni non tureva. E tanti lavori e non mi avrebbe tolto. Allora già me fai usare come da caffè. Andata alla sezione dei mutilini e già come modo comportè me. Non posso morire dalla fame perché ho la moglie con tre viola e me che quata. E già vedo via in posto e mulan cooperativa. E mulan cooperativa. Turcin andai. Non scendo andai e in Timulena se vai qui e sposta i quintelli farò qualcosa buono va te entra lei che ti farei qualsiasi buono per te. Entrata lei e c'è che faceva? A lei faceva quel che faceva in tutto ma aveva avuto la qualifica da mugnaio specializzato compagnatino io le ringrazio che forse ben non era specializzato in sera però avevo intuito bene questa cosa mi arrangiava e dopo però era la fatica da fare, la fatica bestiale. Sempre che adesso gli hai i sacchetti di mezzo quintale e divide anche il. Ma loro erano ancora sacchi di quintale, era da spalute, diciamo, era da fare. Allora la stazione di Mutelì, la sarchetta trovò un altro lavoro, andò a bidello l'oltre Sciavia. Ma le dritte no, scusino? Andò a bidello. In che periodo? Ah, di 74, alla fine del 74. Oh, il direttore Mariani. Bravo. Sì, ma non aveva più la chiamata. No, sembra proprio di Trieste. Ma sono era Mariani, la Sumoi. Sì. Qui era la Fiora che la mia fa il supplente, sì, lei. Sì, sì, sì. Ah, sì, sì. Qui era il maestro Arlotti, l'Arlotti. Le marito moglie. No, Harry. Ma Medina non ha messo a vedere con sé. E fin quando c'è rimasto? A lei ci sono due anni là, dopo venne Mazzini. Ho fatto la domanda da venire a Mazzini, che c'era più di Rosano, vi mancava un bidello e mandate Mazzini. E Mazzini c'è rimasto fino a... Mariani. Mariani? Era un genio per la scuola. Sì, è stato bravissimo. Ed esse, e non la stessa maledria. Vorremmo fare un convegnino su di noi, perché una giornata di studio su Mariani... Ce lo meriterebbe. Perché, se lo meriterebbe perché i burdelli di caffè... Sì. No, non ci meriterebbe. I budelli di capelli, la mensa, forse quant'è? Oh, ma anche i budelli di capelli là. Voi si vede stente? Sono del 74, alla fine ottobre del 74. E dopo, però la Piemonte scuola, voi la viveste la Piemonte scuola? No. Perché non, a me se avere Fiolè, a me se era il presidente del consiglio
avevano fatto pure i primi decreti delegati. Sì. Il primo presidente del consiglio di circolo ero io, con Mariani. Mariani è stata una scuola per me. Dopo si recchi del quartiere, riuscimmo ad avere 180 milioni che allora proprio in un modo che ho raccontato a te, e a fare su Valsiauri perché finì doppi turni la Viera. Sì. Valsiauri, nel fuori con chi 180 milioni. Sotto il puletto di Caventù Platero qui era in sotterraneo, non lavorava, e in un foro la mensa. La mensa? La mensa e i teatrini, tutto. Sì. Il reparto dove lavorava Casalini, Viera. Viera Casalini. Era la Rotti e Marino, no, sì, la cosa, Cicolè. La moglie del dottor Tani. Lasani, poi era. Cicolè, c'è il maestro Cicolè. La Taddei. Il maestro Cicolè. Il maestro Cicolè, che era il canterino, loco, così il gruppo. Che stica, stica il pillo, era sottenente di Alpino, stai con me. Cicolè, sì. Era Zorro, Mario Cicalano. Sì. Mario, lo conosci? Lui era bravissimo per l'animazione, per il teatro, cantava. Ma sì, ma Marco che era strazzante, bravissimo. Che aveva... Era il mio bacino nel computer. Ah, sì. Fumo distaccati per quel progetto di sperimentazione informatica. Comunque, l'Oltre Savio le stava una grande scuola. Mariani era un grande dirigente. Sì, bravo. Erano brave persone. Molto bravo. E peccato pensare... quando è morto Mariani, le stai una grande segreta, le stai. Questo sì. Lei era già in pensione. No. Era già in pensione. Lui c'era e fumeva come un tuono. E fumeva forte. Sì, era disgraziato. E fumeva forte. Fumeva e si è rovinato. Lui... Un altro fumo nel calò, che veniva. Ma hanno ancora questo fumetto? L'ho visto perché sono dei mesi a Paris perché ho scoperto. Ho da morire sopra. Ah, ma a quel punto fumetto dove? Se siamo a casa e basta, ma a quel punto fumetto ancora. Dino, quando si va là dove si va con il Raffaele? Sì, sì, con Raffaele. Sì. Con i miei fiori. Bambini in difficoltà che il direttore aveva dato il sostegno. In te prima si era sorvegliati questi handicapi, pure. E allora ne aveva un che era di Pio di Rivoschio, un fratello d'antamato, una volta su capo, anziché mincione, che fosse andato a cipetta qua in te campagna. A cipetta qua in te campagna, ma era sempre in zirlo, l'era friga, un bambino di Badel come morta. Sì, uno che scappava sempre, come un sì. Cosa? Caselli? Oh, chi quanti anni? A nome di Marturo? Sì, bravo, Caselli. Sì. Caselli. Ma quello me l'ha raccontato che Cicolè, Adesso il vecchio di te, per quanto venga più di Rivoschio, lo vedo. Sì, lui le fuori fa il camionista, è sempre in giro, però la famiglia abitano lì, sabato sera la vengono a cavia, le vengono a lebre, le birichine, le fatiche capire. Però si comprende. Però Dino si svelta adesso che con Algambi andate bene. Noi con Algambi ho fatto una cura, ho finito in cura. Dopo che mio fratello era un disoccupato pure. Che mi era? No? L'era di Lot. No. 1908. E... non si trovava a disagio perché aveva dalla moglie con due fiori, stesseva la sella. La sella di Integueldi. Sì. Là depone, là sul ristorante. E l'era un po' a disagio, allora che ho pensato andare a lavorare a Spoleto, era stato in miniera, lui aveva sempre lavorato in miniera, era stato all'isola d'Elba, era stato a Pantelleria, era stato qua in Istria, era stato alla Paragaia, lui aveva sempre lavorato in miniera. E allora che ho lavorato a Spoleto, diceva Spoleto, ma l'era, Spoleto era... l'era bastardo che era prima di Spoleto. Sì. E l'aveva già la moglie con tre burdelli. E poi dice? Beh, e vai tu con la fotografia. Va tu con la fotografia. E allora che va a lavorare, sì, l'era da zona ancora. No, in fila in cabina. O va a lavorare a Spoleto, e allora mi ha venuto dalla Grecia. Loro lavoravo a Spoleto e un disco mi disse pure invece stai sul dito, tu venire a lavorare qua con me, scrivo una lettera, tu venire a lavorare qua con fa me che... faceva risolvere? Sì, e a qua c'è un po' di buchi e sta bene, non fai la guerra qua. Allora dice sì fratello, mi dice chiaro fratello, fa del tuo meglio
che me sono d'accordo con te. E infatti un passato figlio, come arrivati i documenti, dal lavoro cameriere. Le ridi sul dei, sì. E allora lo sumuro usa lei. Sì, va bene. E me ha fatto i regimenti di Fire Lost, partesse a Vega Spoleto. E si dice loro Spoleto? Sì. A Vega Spoleto, infatti, è dopo a lavorare di tamiere, mi scherzo di tamiere. E prende a lavorare fuori, mi mette a lavorare fuori. E secondo te andate all'interno della miniera, poi il fratello era sorvegliante, era come sopporbata, era il caporale, diciamo. Sì, 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 sì. E avviso? Passate da lei, come salutei, come ti trovi, amore, che sono sempre pronto, quello che lavora con l'acqua, pioveva da sopra come la lignito, piove come... Vabbè, allora che stai ogni tanto mi venire a trovare, come stai, che stai bene. Dopo un tempo si è andato a mangiare a casa sua, stasera una vittima di calambra da lei, è andata a mangiare a casa sua, e tu capisci, l'ha saputo io, gente che stai qua, non è pure che hai poi smesso, che ti fai fare un zirbon, la sandeva, va bene. E insomma, senza slunghire una massa, una notte, agli eravi da ricchi, questi gli eravi da ricchi. Dato che siamo in un po', me che razzavi i carrioli che mi mandava da qui a là, no? E io avevo mandato tutto quanto sotto la disenderia, che la disenderia, qui era la macchina, la ricepeva e li portava fuori. E arrivo là, qui ero un shot a scaricare, da questi carrioli, qui ero un shot a mettere insieme in dormente. Porca. Mi andavo in finita, me a dormire da un riposto, là. Mi sveglio con un chilo senza culo qua, proprio in close de culo. Non penso che quando ha perla di questo, non viene ancora male in close de culo. Allora mi alzate e dice, perché hai fatto così? Ero un sorvegliante, allora. Ti faccio rapporti che tu dormivi in un cassotto. Un cassotto di 22, e dei 23 ho fatto un ingrugno di botti e ho cascato. Statizio che non arriviamo con i carrioli, da qui hai voltato sotto, che sotto c'è scritto un carrioli che erano fuori dalla generia, o che lo so, puttana morra, ma chi ce l'ha mai questo? Vuole la classe di lavoro? Di gran roggia, allora è sempre quel centro ai ponti lunghi, i cor, madre lo stesso, niente, così così, con tante fate, che non si è indormente, come a cazzo un chiesa di curva, a cazzo un cogno, e è successo così. Allora mi cavetto subito su terra, via via via, fra mezz'ora ce la sta su a fuori me. E si è detto un po' lì in giro, ha detto che ho rotto andè. Fino a che nessuno ha detto, tu puoi andare anche in baracca a dormire. Ma dico, senza avvisare la direzione, va in baracca, va a dormire. Allora dormire la mattina, se so. Andare in questa direzione, non avevo bisogno di andare in mia direzione, sai, mi cercava. Mi cercava e mi facevate poi andare sul dei. E là era il 32-33 che c'era. E mi facevate i miei bocchi, e andato via, in compagnia con i carabinieri. Ma insomma, hai già con i carabinieri, guarda, il maresciallo, già. Non ha bisogno di mandarmi dei soldati con me, so dove devo andare. Vado sotto le armi, ancora lo so. No, adesso per il momento, io vengo fino a Falconara. Falconara dopo montarsi il terreno, perché lì importare fino con un cambio. Avevo soldi con un cambio fino a Falconara. E a montarsi il terreno, questi carabinieri ai jet place. Stia pure tranquillo che io non vado da nessuna parte, vado da Gorizia. E c'è. Invece quando ho fatto Gisella mi ha la zona da Tacamia. Andare nella Viola. Potrei avere mio fratello, avrei fatto per di stram. A Fasena per di stram. E da dopo, so che cosa si fa, facciamo il lavoro. Bene, insomma, le tre decce erano qua. Ecco come arrivi i carabinieri di qua.
Allora vescovani carabinieri, io con la mia mamma, mamma, mettiamoli i miei perni in tamostella, mettiamoli i miei perni in tamostella. L'ha buttato con i miei perni, la divisa, a moli in tamostella. Allora arriva, chi è Baravelli? Sono io. Come mai? Lei doveva essere a Gorizia, al reggimento, così, così. Dico, guarda, sono passato da casa perché era pieno sporco, pieno di animali, non era vera, non aveva nemmeno loro. Dico, per la mia mamma ho fatto mettere la mia divisa in un vaso lì che, per sterilizzarla un pochettino, per lavarla, perché io così non posso girare. Loro dicevano la mia mamma, però lei era spesso murta, sentiva lì, la venuta, e l'hai fatto via la mastella con tutti i miei panna molle. Ma l'hai fatto come lei era passata bene a me. Tutti i miei panna molle, mi sono andata fino alla mattina dopo. Le ere mesi di lui, ho detto, puttana, ma non la sugherà più, in un mese di quella che la sugherà più. Ho detto, infatti, sotto molle, mi ha mettato la mattina, e adesso ti vieni via. Passati di Teburel, hanno presentato i carabinieri, ha detto io vado via, dico sono Baravelli, ah sì sì va bene, allora loro i miei tedeschi che mi si era partì e io. Andrete Gorizia, allora il mio comandante era un Culinelli a Cerumain, oh, sì. Era due fratelli, Tiglio e...